Mi trovo alla libreria Zabarella, dove qua sopra è stato allestito uno spazio artistico di un giovane artista, si chiama La Stanza. Andiamo a conoscerlo. Ho cominciato a fare arte verso la fine del liceo, seriamente, però è una passione che ho più o meno sempre avuto. Quello che cerco nella mia arte è di trasmettere qualcosa di cui non è possibile parlare o di cui si fa fatica a parlare. E anche questi due quadri, per esempio, che rappresentano le scimmie, sono un esperimento, uno studio sulla comunicazione non verbale, sulla gestualità e il linguaggio del corpo, ad esempio. Per me l'arte è il linguaggio con cui mi trovo più a mio agio a raccontare la mia vita, quello che mi succede, quello che vedo e quello di cui faccio esperienza. Questa installazione si chiama La Stanza, ma perché la tua stanza di casa è riportata qua? In un certo senso sì, l'idea della stanza è pensata per riprodurre appunto il posto dove sono stati creati i quadri e quindi come per ridurre la distanza fra l'osservatore e l'artista che ci potrebbe essere per esempio in uno spazio più simile a una galleria. C'è tanto nero nei tuoi quadri. Sì, ho sempre avuto una passione per il contrasto, per i contrasti forti. Grazie Tommaso, allora buongiorno mattina. Buongiorno mattino.